Cosa mi preoccupa? La data di oggi è il 10 ottobre. Allora? Indovina quanti giorni mancano al lancio del satellite. Mi sa tanto che conosco la risposta. 72. Perché la data di oggi è così importante? Dobbiamo solo prendere la mela e andarcene. È il codice della porta. Qualcuno vuole assicurarsi che lo scopriamo. Sì, forse sì. Ok, torno su un terreno familiare. Affidiamo a questo spazio l'epilogo della nostra fine. Che venga scoperto da una persona meritevole. Che la guidi. Che determini i suoi progressi. Che salvi il mondo che ci lasciamo dietro. Chi sei? Che succede, Desmond? Niente. In principio fissammo le nostre verità sulla pergamena, sulla pietra, nei ricordi degli uomini. Questi si rivelarono troppo deteriorabili, distrutti dal fuoco, dalla fame, dagli allagamenti. Il mondo è nuovamente innocente, innocente e ignorante. Okay.
Arrivo. Ma tu ci hai messo? Che posto è questo? Santa Maria in Araceli. Vedete le colonne lungo le navate? Sorgono su rovine romane. Pare che questa chiesa sia stata costruita sopra un antico tempio di Giunone. Bello il soffitto. Ti piace il soffitto? Ah, beh, certo che sei un'affascinante compagna di viaggio. Ora dove si va? C'è qualcosa là sopra. Oh, allora noi restiamo qua giù, eh? A pregare o altro. Per essere saggi. E ora sono la nostra unica fallace speranza. Loro siete voi. Voi possedete le potenzialità per comprendere. Ma avete distrutto i nostri strumenti. Voi li avete rivolti contro voi stessi. Noi abbiamo distrutto ciò che potevamo e nascosto il resto. Si è aperto qualcosa? Non tutto, quasi tutto. Ma basta poco per travolgere il mondo. Questo è un posto sicuro, eterno, per conservare oggetti, parole, saggezza, ma non la vita. Ne avremo i mezzi. Ma il tempo ci logora. Possiamo distrarlo. Possiamo attraversarlo con lo sguardo. Schivare a sinistra quando colpisce a destra. Ma prima o poi ti raggiunge. È inesorabile. Non possiamo sfuggirgli. Non per sempre. Ecco qua. Salve. Non c'era nelle planimetrie. Desmond, vieni qui. Sto arrivando. Qualunque cosa sia non serve a niente. È un vicolo cieco. Non ne sono sicuro.